mi avevano prima coinvolto come attore, poi mi hanno ricoinvolto come sceneggiatore e poi anche come regista. E lavoro nel mondo della commedia da 25 anni e quindi bontà loro mi hanno chiamato, fortunatamente, di questi periodi non è male. Allora, un personaggio che a me è iniziato che quando ero più piccolo, quindi diciamo che è stato anche un cambiamento, che c'è anche scene in cui andavo a scuola, proprio perché era il personaggio della mia età e faceva tutte le cose che fanno anche i ragazzi della mia età. Il mio personaggio è Patrizia. Lei è molto particolare perché inizialmente muove un po' i fili di questa commedia, ma poi subisce un cambio per amore della famiglia nei confronti di suo figlio. Penso che segue molto la famiglia come caratterialmente, cerca di tenerla unita a tutti i costi, anche facendo cose che poi lei non vorrebbe. Per me è stata un'esperienza molto 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 sentita, perché è la prima, però sono rimasto contentissimo, spero non sia l'ultima, ma sia la prima di una lunga serie, scusatemi, perché sto studiando ed è un mondo che mi affascina tantissimo. Ma noi l'abbiamo visto proprio in tempo reale nel film, durante le riprese, perché queste riprese sono durate 3 anni, perché prima abbiamo dovuto fermarci all'improvviso, quindi l'abbiamo dovuto riprendere a distanza di 2 anni, e nel film si vede proprio questo distacco, questa crescita anche dal bambino, perché uno dei protagonisti è un bambino che quando abbiamo iniziato le prese aveva 11 anni, se non ricordo male, 10 anni, poi quando abbiamo finito il film aveva 13 anni, quindi questo problema della pandemia lo vediamo in maniera ovviamente leggera, abbiamo cercato di non sottolineare la tragedia che abbiamo vissuto, ma lo vediamo proprio nel film, questa crescita, questa distanza di tempo. È stato lo stop della pandemia, nel film ci sta una parte in cui si vede prima io quando ero più piccolo e poi quando ora che sono più grande, proprio perché questo stop ha portato un gran cambiamento. L'atmosfera che si respirava sul set era molto molto bella, devo dire che sia con il personaggio che l'attore che interpreta mio figlio, che quello che interpreta mio fratello, mio marito, mia madre, abbiamo proprio questa idea di famiglia che ci ha unito per tutto il tempo delle riprese, quindi la famiglia, mi sono sentita a casa. Soprattutto comunque una cosa che ti insegna il cinema è tanta disciplina sul set e tanta voglia di imparare. Io mi alzavo la mattina a 2 ore, dato che ero forse uno degli unici che aveva fatto come questo film come prima esperienza, mi alzavo tanto prima la mattina per ripassare le parti, per avere consigli da chi ormai lo fa da anni questo lavoro. Boh, perché diciamo, a me ha fatto ridere, quasi la maggior parte delle scene mi ha fatto ridere, quindi per me cioè, è comico, è bel film. Mi ha insegnato che il lavoro dell'artista non è mai un lavoro già predefinito, mi ha insegnato che bisogna adeguarsi in continuazione, bisogna stare sul pezzo, non dare mai nulla per scontato, perché le cose possono cambiare dalla sera alla mattina, anzi da un minuto all'altro, quindi bisogna essere molto, molto svegli, essere pronti a cambiare tutto in un momento, perché poi alla fine tu devi consegnare un prodotto e hai dei tempi, delle scadenze, e questo mi ha insegnato soprattutto.